Don Antonio Mazzella, cappellano dell'ospedale Rizzoli, quest'anno anche gli assistiti qui del nosocomio hanno il loro presepe. Sì, abbiamo approfittato anche della circostanza di questo giubileo particolare, gli 800 anni dal presepe di Greccio, e si è pensato, ecco, di rappresentare il mistero della nascita del Signore, ecco, anche qui nella cappella dell'ospedale, che pian piano, sempre di più, sta riprendendo, ecco, la sua vita e pian piano sta recuperando anche il suo ruolo come oasi di spiritualità per chi, ecco, è nella sofferenza e per chi presta il suo servizio a favore di questi nostri fratelli. Ecco, lei è da 6 mesi il cappellano qui in ospedale. Quali sono le attività che avete già svolto e in futuro cosa si prevede? Allora, circa tutte le mattine c'è la Santa Messa al mattino alle 7 e poi ogni martedì c'è l'adorazione eucaristica silenziosa proprio per sostenere tutti gli ammalati e soprattutto tutte le famiglie che vivono momenti, ecco, di dolore, di sofferenza. E poi, ecco, ogni giorno il nostro servizio nei reparti per portare una parola, un saluto soprattutto, e per vivere pienamente la solidarietà, la fraternità e la condivisione, non solo con chi è ricoverato qui, ma anche con tanti medici e soprattutto infermieri di questo ospedale. Lanciamo un augurio per questo Natale. Sì, sicuramente è quello di aprire il cuore al Signore che ci fa visita, visita le nostre case, visita le nostre vite, aprire il cuore, è perché possiamo invocare e possa regnare veramente la pace di cui tutta l'umanità ne ha bisogno, soprattutto i luoghi di Terra Santa. L'iniziativa in questo mese è che tutte le offerte raccolte sia qui nelle sante messe che nell'obolo saranno destinate ai luoghi di Terra Santa. Avremo un segno, il bambino che sarà qui adagiato nella mangiatoia viene proprio da Betlemme, da quel luogo in cui racconta la nascita del Signore.